quando non sono in possesso di palla forse creano qualche problema in più di quello che riescono a fare gli attaccanti della Lazio. Stavamo appunto vedendo questo cambiamento di fascia tra i due esterni. Attenzione! Sì, qui si è inserito bene anticipando l'avversario Cataldi, che adesso va a crossare ma colpisce il pallone basso centrale. Torna però il rimpallo favorevole a Cataldi da quest'altra parte, Barreto a mettere dentro. Su questa, dobbiamo dire, situazione di grossa ingenuità difensiva del Palermo, che ha restituito palla, ha perso palla e la Lazio ne ha approfittato, quindi Barreto in gol dopo 8 minuti del secondo tempo. Nettamente sorpresa la difesa del Palermo, che perde palla al limite dell'area, è sguarnita, non copre bene il campo. Barreto da pochi metri non fa che spingere la palla in rete. Una difesa che sarebbe si è fatta interessante rivedere il rimpallo, la situazione che ha favorito. Mi sembra che sia stato